Questa mattina presso l'aula consiliare del comune di Sala Consilina il vice sindaco uscente Domenico Cartolano ha tenuto una conferenza stampa. Nel corso dell'incontro l'avvocato Cartolano ha spiegato le ragioni della sua non partecipazione alla tornata elettorale che vede protagonista anche il comune di Sala Consilina. Queste le sue dichiarazioni. Dopo 19 anni sono tanti, quindi è giusto che io, come dire, mi fermi, dare spazio ai giovani, dare spazio a forze fresche e quindi soprattutto un chiarimento per evitare che la mia non candidatura venga strumentalizzata, perché una volta io parto dal presupposto che una volta che uno lascia la politica, lascia la compagine, non, come dire, non bisogna ritornare per le vie traverse, quindi voci, incarichi vari, perché io vado alla regione, perché sarò il consigliere del comune, queste cose danno fastidio. È una scelta mia personale dettata da una serie di cose che non mi sono piaciute, è ovvio, cioè bisogna essere chiari fino in fondo. Io ho basato la mia vita politica sulla lealtà, sulla trasparenza. Ci sono stati degli episodi che mi hanno fatto capire che fosse il momento opportuno di starmene a casa e quindi ho fatto questa scelta ponderata, ma io sono del Partito Democratico, io sono al mio posto, io starò al mio posto, non faccio salti dalla quaglia, non sono abituato a salire sul carro dei vincitori, rimango nel mio schieramento senza se e senza ma. E a proposito della situazione che si vive all'interno del Partito Democratico del Vallo di Diano, Cartolano precisa. Il Partito Democratico ha una grossa responsabilità, la responsabilità principale è che è un partito chiuso. Nel Vallo di Diano il partito non esiste e i risultati sono questi. Ritengo che il gruppo venga prima di tutto e quindi non l'ambizione, perché chi fa politica è anche ambizioso, quindi sarei un ipocrita se non dicessi che di non aver avuto l'ambizione di giocarmi la carta come Candasini, ma ci devono essere condizioni. Allora, per evitare spaccature io ho fatto un passo indietro,